Con l'acquisto del generatore di vapore secco Thermostar, ora possiedi un vero e proprio dispositivo di pulizia professionale. Questo moderno apparecchio domestico ti aiuterà a mantenere la tua casa pulita nel rispetto dell'ambiente, con il minimo sforzo e impiego di tempo. Lascia che Thermostar faccia il lavoro al posto tuo. Imparerai come sfruttarlo al meglio nei prossimi 20 minuti. In questo video tutorial spiegheremo le funzionalità di base e le varie possibilità di utilizzo. La caldaia di Thermostar è in acciaio inossidabile della migliore qualità e il rivestimento in gomma sul bordo esterno assicura che non vi siano danni a mobili e pareti quando si utilizza il dispositivo. Le dimensioni compatte, le quattro ruote girevoli sul fondo e la maniglia ergonomica rendono il dispositivo leggero e maneggevole. Il cavo di alimentazione si può riporre in modo ordinato e salva spazio sul retro del dispositivo. Dopo aver collegato il dispositivo alla corrente, premere l'interruttore di alimentazione principale. Quest'ultimo può in seguito rimanere sempre acceso. Il pannello di controllo di Thermostar è dotato di quattro pulsanti. Il pulsante in basso a sinistra attiva il dispositivo. Premere il pulsante della caldaia in basso a destra per avviare il processo di riscaldamento dell'acqua. Occorrono circa 3-4 minuti per raggiungere la temperatura operativa. Quando il display mostra 150 gradi o più, l'indicatore di controllo del vapore diventa verde. Indica che il vapore è pronto e che quindi si può utilizzare il dispositivo. Thermostar continua a riscaldarsi durante il funzionamento e, grazie al sistema a due camere, è possibile produrre il vapore costantemente anche durante l'utilizzo. L'icona accanto a destra indica che non c'è abbastanza acqua nel serbatoio. Quest'ultimo ha una capacità di 2 litri. Quando l'indicatore luminoso dell'acqua diventa rosso, viene emesso anche un segnale acustico. Il processo di riscaldamento quindi si interrompe automaticamente. Puoi aggiungere acqua a Thermostar in qualsiasi momento, senza spegnere il dispositivo o lasciarlo raffreddare. Per fare ciò, rimuovi il tappo, riempi con normale acqua di rubinetto usando l'imbuto in dotazione e richiudi accuratamente il dispositivo. Non versare mai nel serbatoio liquidi diversi dall'acqua. Premere nuovamente il pulsante della caldaia per confermare l'aggiunta dell'acqua e riavviare il processo di riscaldamento. I due tasti freccia a destra e a sinistra del display consentono di modificare lo schermo digitale. Durante il normale funzionamento è possibile in questo modo visualizzare la temperatura, la pressione e i due contaore. Per utilizzare il generatore di vapore secco Thermostar, apri l'aletta sulla parte anteriore del dispositivo. Collega ora il condotto vapore. È importante che la spina si inserisca correttamente nel suo alloggiamento con un clic. Sul condotto vapore c'è anche la maniglia, che si può usare per integrare e maneggiare i vari strumenti. Nella parte inferiore dell'impugnatura è presente il pulsante di scarico del vapore. Quest'ultimo è posizionato in modo da essere accessibile con il dito indice ed essere quindi facile da premere durante l'utilizzo. La leva di bloccaggio davanti è per la tua sicurezza. Quando è attivata, il vapore non può più uscire. Nella parte superiore della maniglia ci sono due pulsanti. Il selettore del vapore consente di scegliere tra 3 livelli di vapore e si può anche leggere l'impostazione corrente utilizzando le spie di controllo dello scarico del vapore sul pannello di controllo di Thermostar. Durante la pulizia si può iniziare tranquillamente con un livello basso, soprattutto con materiali delicati come legno o giunti in silicone. Per lo sporco ostinato è consigliato un livello di vapore più alto. Ricorda sempre che più vapore significa più umidità. Il secondo pulsante consente di erogare acqua calda direttamente dal dispositivo. Questa funzione è unica sul mercato e può essere utile per varie aree di pulizia. Ma ricordati che l'acqua è molto calda,
non dirigere mai il raggio verso persone o altri esseri viventi. Thermostar dispone di una modalità di risparmio energetico che l'utente stesso può controllare. Per attivarla o disattivarla, spegni il dispositivo tramite il pulsante di alimentazione e quindi tieni premuto il pulsante della caldaia per alcuni secondi. Il display ora mostra lo stato della funzione. Nella modalità attivata, il consumo di energia si riduce automaticamente dopo un'ora di inattività. Nella parte successiva ci concentreremo sui componenti accessori standard e sugli strumenti chiave del tuo nuovo dispositivo per la pulizia. Approfondiamo insieme ora gli strumenti più importanti del tuo generatore di vapore secco. Inserisci sempre con cura tutte le parti accessorie e controlla che il condotto vapore sia correttamente alloggiato. Per rimuovere le parti, premi la leva gialla sull'impugnatura. Così si possono estrarre dal loro relativo alloggiamento. Fai attenzione alla direzione di inserimento. Gli strumenti sono modellati in modo tale da poter essere attaccati l'uno all'altro senza forzare. Uno dei tuoi strumenti più importanti durante la pulizia con Thermostar è la lancia a vapore. Con questo accessorio puoi pulire rapidamente e facilmente superfici o oggetti, disinfettarli o rimuovere la polvere. Basta vaporizzare sopra con il beccuccio e pulire con un panno in microfibra. Con la lancia a vapore puoi raggiungere senza problemi anche i punti più difficili. Grazie all'alta pressione, il getto di vapore rimuove lo sporco dal materiale e le superfici si puliscono fin dentro i pori. Ricordati di non usare il livello di vapore più alto sin da subito. È meglio avvicinarsi il più possibile al materiale, poiché la pressione e la temperatura sono molto più alte vicino al beccuccio. I due diversi colori di questo strumento sono utili per una migliore igiene. Ad esempio, puoi pulire la toilette sempre con la lancia a vapore rossa e usare in cucina quella nera. Un accessorio molto pratico è la spatola a vapore. Può essere posizionata direttamente sulla lancia a vapore ed è ideale, ad esempio, per lo scongelamento del refrigeratore. Di nuovo, fai attenzione alla direzione di inserimento corretta. La ventosa a vapore si collega direttamente alla maniglia sul condotto vapore. Grazie ad essa, gli scarichi possono essere puliti in modo ottimale, sia con la funzione vapore che con l'utilizzo della funzione acqua calda. Ma assicurati sempre di non scottarti con l'acqua bollente. Ora arriviamo ai due accessori che ti saranno presto indispensabili, la spazzola rettangolare e quella triangolare. Queste spazzole hanno setole di plastica, con le quali possono essere sfregate superfici molto sporche e insensibili, come i rivestimenti per terrazze. Nella pulizia della casa, tuttavia, quasi sempre si usano queste spazzole solo in combinazione con i rispettivi cuscinetti per il vapore e panni in microfibra. Posiziona il cuscinetto per vapore nella spazzola e stendici sopra un panno in microfibra. Puoi fissare quest'ultimo con i gancetti sul retro della spazzola e pulire facilmente i mobili imbottiti, i pavimenti o le finestre. Il vapore si raccoglie e condensa nel cuscinetto per vapore e lo sporco rimosso viene intrappolato nel tessuto in microfibra. Il risultato è una pulizia leggermente umida, delicata e in profondità nei pori di tutte le superfici. Non è necessario tenere costantemente premuto il pulsante del vapore, altrimenti si crea troppa umidità. Soprattutto le superfici in vero legno e i mobili imbottiti dovrebbero essere puliti con impulsi di vapore. In caso di dubbio, verificare in un'area nascosta del mobile la solidità del colore e l'idoneità alla pulizia con vapore secco. Se un lato del panno in microfibra è già sporco, basta capovolgerlo in modo da poter pulire una superficie maggiore con un solo panno.
Le spazzole possono essere bloccate secondo necessità da una chiusura sul fondo. Scoprirai rapidamente quali sono i casi in cui preferisci la spazzola rettangolare o triangolare. I due tubi prolunga sono un ulteriore strumento per facilitare la pulizia. Possono essere utilizzati singolarmente, ad esempio per la pulizia della parte anteriore dei mobili, o insieme per il pavimento o il soffitto. Si possono attaccare a qualsiasi accessorio, in modo da evitare faticosi piegamenti o l'uso ingombrante di scale. Ultima, ma non meno importante, la pratica borsa Thermostar include anche una selezione di piccole spazzole. Nella parte successiva daremo un'occhiata più da vicino alle diverse modalità di utilizzo delle singole spazzole. Un componente importante del generatore di vapore secco Thermostar sono le piccole spazzole che è possibile collegare alla parte anteriore della lancia a vapore. Le spazzole hanno impieghi diversi a seconda del materiale e delle dimensioni. Ora esaminiamo insieme i diversi tipi di spazzole. Piccole spazzole in nylon, che di nuovo sono rosse e nere per motivi igienici a seconda della zona di utilizzo, sono adatte per lo sporco ostinato su materiali non delicati. Si possono usare ovunque la lancia a vapore non sia sufficiente, ma assicurati che le setole non causino danni su superfici morbide. Le spazzole in nylon sono disponibili anche con un diametro leggermente più grande e sotto forma di piccole spazzole triangolari, con le quali si possono facilmente raggiungere gli angoli. Le spazzole in ottone, piccole e grandi, sono adatte per la cucina e il bagno. Si può trattare in modo eccellente soprattutto il calcare sui rubinetti o nel lavandino. Pulire sempre le parti in ceramica con la spazzola di nylon. Per le parti bruciate nel forno o sul piano cottura, è anche possibile inserire la paglietta in acciaio inossidabile nella spazzola di nylon più grande. Ciò provoca un aumento dell'emissione termica che può rimuovere ancora meglio la sporcizia. Le due spazzole con setole in acciaio inossidabile sono utilizzate principalmente in aree molto usurate e sporche. Non sono adatte per materiali delicati. Nel settore privato è possibile utilizzarle, ad esempio, per pulire la griglia. Le due spazzole di crine sono molto morbide e quindi adatte anche per mobili e guarnizioni, così come per le prese. Possono anche essere utilizzate su superfici molto delicate. L'assortimento di spazzole è completato da tre diverse spazzole per fughe. Esse sono appositamente progettate per la pulizia efficace delle fughe in cucina e bagno, ma fai attenzione con le fughe già danneggiate o fragili. Le spazzole per le fughe sono disponibili in nylon, ottone e acciaio inossidabile. Gli accessori standard del generatore di vapore secco Thermostar ti assisteranno nel 95% delle tue pulizie quotidiane. Ci sono anche accessori speciali per alcune aree speciali che puoi ottenere in qualsiasi momento dal tuo rivenditore Thermostar locale. Con l'accessorio tergivetri a vapore potrai pulire ancora più facilmente vetri e superfici a specchio. Vaporizza con un lato e rimuovi semplicemente il liquido in eccesso con l'altro lato. Per una pulizia accurata degli angoli e dei bordi, usare il panno blu per finestre. Con le lance a baionetta puoi raggiungere ancora più facilmente anche i punti più difficili, ad esempio dietro i radiatori o negli interni del motore. Il morbido isolamento esterno protegge te dal calore e gli oggetti puliti da eventuali danni. La spatola a vapore in acciaio inossidabile è adatta, come le spazzole in acciaio inossidabile, esclusivamente per la pulizia di aree molto sporche e usurate e alquanto sconsigliata per la normale pulizia di casa. In alternativa ai cuscinetti standard per il vapore, è disponibile anche una versione cucita. Grazie a una speciale imbottitura, il vapore si condensa ancora meglio, assicurando una pulizia più asciutta e delicata.
Infine, l'evaporatore Deluxe può essere collegato direttamente al tuo termostato. Per fare ciò, prima collegalo al dispositivo, poi premi il pulsante principale direttamente sull'evaporatore. Come rinfrescante per ambienti e umidificatore, fornisce un clima interno ottimale. L'elevata temperatura del vapore garantisce l'assenza di germi e batteri. Soprattutto nella stagione calda, dona sollievo ai bambini e alle persone con problemi respiratori, riducendo la pesantezza dell'aria. Metti alcune gocce di olio essenziale nel contenitore fornito, così puoi usare il vaporizzatore anche per l'aromaterapia. E infine, scopri nell'ultima parte del nostro video di quale manutenzione e cura ha bisogno il tuo termostato. In linea di principio, il rivenditore può sempre aiutarti in caso di malfunzionamento. Thermostar è costruito in modo tale che i singoli pezzi possono essere sostituiti se necessario. In ogni caso, vale comunque la pena chiamare il tuo rivenditore. Non tentare mai di rimuovere le parti da solo o di aprire Thermostar. Ma ci sono due funzioni che effettivamente puoi e dovresti usare da solo. Il tuo Thermostar ha un perno riscaldante autodecalcificante ad alte prestazioni. Grazie a uno speciale rivestimento degli elementi riscaldanti, il perno si espande con il calore, in modo che il calcare depositato si stacchi e cada nella caldaia. La parola calc appare sul display a intervalli regolari sul dispositivo. È possibile terminare la pulizia ordinaria in modo sicuro, ma è necessario rimuovere il calcare dal serbatoio. Per fare ciò, scollega il generatore di vapore secco dalla corrente elettrica e lascialo raffreddare completamente. Si consiglia per almeno 5 ore. In seguito, riempire Thermostar con acqua e posizionare una piccola bacinella adatta sotto l'apparecchio. Puoi anche mettere l'apparecchio nel lavandino in cucina o sotto la doccia. Ora apri il tappo di scarico sul lato inferiore della caldaia usando la chiave a brugola fornita. Fai scorrere fuori dall'apparecchio tutta l'acqua con i residui di calcare, ruotando delicatamente per facilitarne la rimozione. Si prega di non capovolgere Thermostar, altrimenti il calcare potrebbe entrare nelle valvole. Quando la caldaia è vuota, chiudi il tappo di scarico e riempi di nuovo Thermostar con acqua. Accendi il dispositivo e fai funzionare la pompa per 2-3 minuti, fino a quando l'acqua del serbatoio posteriore riempie completamente la caldaia. Quando il suono di pompaggio cessa, la decalcificazione è completa e il dispositivo è di nuovo pronto per l'uso. Per rimuovere nuovamente la scritta calc dal display, tenere premuto il pulsante di accensione per circa 10 secondi mentre il termostar è acceso. La scritta si spegne e verrà visualizzata di nuovo alla successiva pulizia della caldaia. La seconda funzione che puoi utilizzare da solo è il reset del contaore numero 2. Il contaore numero 1 non può essere ripristinato autonomamente. Per azzerare il contaore 2, spegni il dispositivo tramite il pulsante di alimentazione principale. Tieni premuti contemporaneamente entrambi i tasti freccia e intanto ripristina l'alimentazione. Ora il valore viene reimpostato su 0. Iscriviti al nostro canale YouTube. Qui troverai molti video che ti aiuteranno a utilizzare il tuo sistema di vapore secco. Inizia subito, perché la pulizia era ieri, Thermostar è oggi.